Ragazzi, sono tornate le scatole a sorpresa. Una per Nicolò e una per Matilde. Caccia in Cina. Caccia in Cina. Caccia in piscina. Sì. Piscina. Apri. E dentro? Guarda, c'è una LOL. C'è una lista di cose da prendere. Una palla. Sì. Una ball delle LOL. C'è una ball delle LOL, un mattoncino. Una ball col cuoricino. Questo? Del gelato? E dentro la scatola? Sì, una scatola. Questo? Del gelato. E un sacchettino. Un sacchettino. Una ball delle LOL. Anche tu, un Matti? Gelato. Sì, un sacchettino anche tu, sì. Una freccia. Una freccia che dice scatola del gelato. Però c'è una differenza sulle vostre cose. Esatto. Tu hai scritto nuota e trova il pesciolino. Esatto. Matilde, nuota e trova la stellina. La stellina, esatto. Dove andiamo, Matti, allora? In piscina. Sì. Chi fa? Fammi. Ecco, sono Pampa. Io sono velocità. Sei pronto, saetta? Vai. Andiamo in piscina. Sbirciamo. Cosa c'è in piscina oggi, ragazzi? Hai visto una ball? Due ball. Entrate, vai! Vai, Matti! Cosa numero uno da trovare? Una ball delle LOL Surprise. Vai, Nicolò. Cerca. E lei, sì! Vai, Matilde, l'hai presa, brava! Apertura di coppia, vai! Una ball di qua. Cosa è uscito dalla ball? Un uovo dalla ball! Etchimals! Tu, Matti, cosa hai trovato? Anche io! Scaldate l'uovo con l'acquetta? Sì, è talmente calda che si possono lessare le uova. Esatto! Così. E il cuoricino, già chiaro! Questa è la nuova serie 3, ragazzi, che abbiamo aperto qui su GBR con il doppio cuore. Vai, Nicolò, vai! Acciamo! Chissà cosa troveremo dalla piscina? Uno qua, uno ho là. Ho trovato io. Che animale hai trovato? Carino. Chi hai trovato, Matti? Guarda che carino. Oddio, carinissimo. Ma aspetta, Ale. Vediamo. È tutto arcobaleno. Wow. È la serie Rhythm Rainbow. È vero, Matti, sì. Sei fortunatissimo. Sono della famiglia arcobaleno. Il tuo, Nicolò? Vediamo. Anche il tuo, Nicolò, è Rhythm Rainbow. È tutto arcobaleno. E sembra un pulcino, giusto? Sì. Il tuo, Matti, credo che sia un tapiretto con quel musetto dolce. È andato a nuotare, ragazzi. Sono bellissimi tutti arcobaleno. Sono veramente belli. Ma senti, sono comuni, rari. Ale, controlla le alette. Le alette sono grigie. Quindi sono comuni. Quindi sono comuni. Però guarda come sbarluccicano. Sono scintillosi, è vero? Prova a vedere se galleggia sul nido, Matti. Lo metti come fosse una barchetta. Vai con la barchetta. Dov'è? Affonda. Affondano, ragazzi. Vai, recupera, Nicolò. Vai, abbiamo salvato un piccolo Etchimals. E ora, ragazzi, andiamo alla seconda sorpresa, il mattoncino di Lego. Questi, Ale, non sono in fondo, un barbatrucco. Barbatrucco, guarda, guarda, sono distratti, non li hanno visti. Oh, li hanno visti. Trovato, Matti? Sì, trovato. C'è una stellina disegnata sopra? No. No, allora cerca. Chi è tu, penso? Esatto, di Nicolò, brava. Dai un'occhiata. Sì, è lei, andiamo. Vai con l'apertura di coppia. E all'interno cosa avete trovato? Ah, sono i Mystery Minis della Funko, Ale! Wow! Questa è la collezione principesse, che ho incelefanato. E questa è la collezione degli Incredibili 2. C'è poi Ariel. C'è anche Ariel. C'è anche Anna, il piccolino, Belle. Come si chiama? Jasmine. Raja, la sua tigre. E poi c'è Brave, Merida. Questo. E il suo orsetto piccolino. Tu chi vorresti trovare, Matti? Ariel. La principessa mi piace di Merida. Ah, tu Merida? E queste qua. Chi vorresti trovare? Jack di fuoco. È Jack di fuoco, il piccolino di famiglia che prende fuoco nel nuovo episodio. Che hai trovato? Anna! Fatemela vedere! No, è già andata in acqua, ragazzi! Fatemi allora vedere gli Incredibili! Che abbiamo all'interno? Credo che sia... Elastic Girl! Sì, è la mamma! È lei! Nella sua nuova tutina viola! Ciao! Sono diventate amiche! Ma soprattutto Anna è rispuntata dall'acqua! No, sono tornate via! Ale, come faccio a vederli io? Ci provo io, aspetta! Grazie! Ciao, Anna! Ma sei tanto bella! Guarda le treccine, il ciuffetto biondo. Ciao Elastic Girl, ci sei anche tu, lo so. È tornata Elastic Girl, ragazzi.
È tornata anche Anna, sì. Che dolce che è, avevate ragione, è dolcissima. Prima che torni a fare un altro tuffo, è molto molto determinata. Cosa farà con quella tutina viola? Dobbiamo andare al cinema. No, è scappata! Marita! Cosa ha fatto Elastic Girl? Facendo surf. Sta facendo surf con l'uovo dell'Hatchimals. E nel frattempo è passata anche Anna. Voglio Anna! E adesso cosa ha fatto? Il cappello. Il cappello con l'uovo Hatchimals. È tornata Anna. Dov'è, dov'è? Eccola. Guardatela ragazzi, perché sparisce. Attenzione, con i tuffi la nostra mappa di ricerca si è rovinata. Ma non questa. Dobbiamo trovare una Biggie Pets. Via alla ricerca. Andiamati. Sicura? Sì. Sì, è proprio di Mati. L'acqua dentro è pesante. È pesante con l'acqua, vai. Com'è Ale farla scorrere con l'acqua? È un'impresa anche questa, vai. Eccoci qua. Ci sono i sassi barbatrucco per tenerla a fondo. Cosa hai trovato? Questo qua. Quello lì con le ali puoi trovare. Questi ragazzi sono gli Orbit's World. Sono un po' come delle sfere magiche, ricordano i globi di neve e sono pieni di Orbit's, che sono delle palline gelatinose che si gonfiano con l'acqua, super rilassanti. Vai Nicolò, cipolla, cipolla. Mentre questa è già stata aperta. Qui dentro si nasconde un animaletto pucciosetto che adesso non vediamo, perché dovremo riempire questa bowl di acqua e per fortuna ne abbiamo tanta qua. Qui sul retro c'era il bucle di tutti i Wowzers, cioè gli animaletti pucciosetti che si possono trovare all'interno. Svitato il tappo, tolta la sicura qua sopra e riavvitato. Adesso apriamo lo sportellino con indicate le gocce. Adesso vi do un bicchierino a testa, prendiamo l'acqua dalla piscina e adesso l'acqua all'interno. Wow, ma è una magia, è magico, guardate, dai che bello. Questo è un uccellino. Sì, col corno. No, un coniglietto. A te è uscito un coniglietto? No, che dolci, ma che dai, sono che magia. Ma che bello. Ma non è finita qua la magia, provate a mettere questo perno. Guardate, magia. Potete far girare l'animaletto. Hai visto Mati? Che nuota nel suo mondo, wow. Gira, 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 gira. Matilde ha trovato Tweet Heart. Carino. È un uccellino con le mutande a pua, giusto? Sì, 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 sì. Sì, ha proprio le mutande a pua. Ma anche un corno, Ale. Ah, il cornetto. Sì, anche il corno. Il tuo Nicolò credo si chiami Roppi. Qua la carta si è un po' rovinata. Saltella attraverso il Wall World distribuendo a tutti arcobaleni. E ha due cornina, mi confermate? Sì. Sì, sì. Eccole qua, sì. Vediamo cosa succede svuotando. Oh, è scomparso. Vai. Proviamo anche quello di Mati. Sì, perché sono tornata a casa. È sparito, Mati. Lo facciamo tornare? Sì. Vai. Dai, ancora un po'. Che magia! Adesso togliamo il perno e torniamo a risvitare il tappo. Reinseriamo il perno e lo utilizziamo per togliere la griglia. Provate. Zac. Così, ecco qua. Possiamo avere l'animaletto tutto per noi. Estrazione anche di qua, ecco il coniglietto. Mettiamo le dita qua dentro. Com'è? Che bello. Strano che è. È la prima volta che metto le dita nell'orbis. Oh, con l'acqua caldina della piscina di questi giorni. Ah, qualcuno è arrivato a curiosare. Andiamo alla caccia del quarto indizio. È il gelato nella piscina. Come fa un gelato a stare in piscina? Andate a cercare. Brava Matti, la stellina! Che ci sia le veramente del gelato al cioccolato qui all'interno? Magari! No! Con le principesse! Ah no, c'è un sacchetto con le principesse! Io di Jurassic World! Hai trovato una blind bag di Jurassic World? C'è anche la bambola! C'è una bambolina! Che principessa è? Con tutto quel cellophane, lì è Biancaneve, sì! Mentre qui ragazzi dalla brain bag vediamo che dinosauro nascerà. Vediamo, vediamo, sta arrivando. Sembra blu ma non è blu. Sembra blu ma non è blu? Secondo me è un Baryonyx, potrebbe essere. Ecco la principessa. Ecco che è arrivata Biancaneve. Ah, attenta al dinosauro Biancaneve. Ah, è buono, è buono. Cerco di recuperare il booklet e di scoprire il dinosauro. Sì ragazzi, credo sia proprio questo il Baryonyx. Biancaneve, facciamo il bagnetto? Sì. Sì, Biancaneve, amica di tutti gli animali, come nella favola, quindi anche dei dinosauri. Ti sei messa in costume Biancaneve? Sì. Oh, pronta per il bagnetto. Via, è partita ragazzi. Credo che tra lei e Anna, Ale, mi sono rassegnato a non vederle nessuna. Niente principesse oggi. In realtà Ale, Anna è stata dimenticata qua. Se parlo sottovoce non se ne accorgono, ve la posso inquadrare. No, ve la potevo inquadrare per bene. È andata a farsi un bagno con Biancaneve. Ciao ragazze. Magari distraggo le principesse con la quinta sorpresa. A caccia del sacchetto, via! Matti, l'hai già trovato? Sì. Velocissima. Qua c'è stato uno scambio, ragazzi, di
Stellina con Pesciolino. Apriamo i sacchettini. Uno di qua, wow, e uno di là. Questi ragazzi sono i nuovi Bubblies. Ma cosa sono? Sono degli animaletti deliziosi da squisciare così con la mano. Il tuo di che colore è, Matti? Il tuo è rosa, Matti, e Kiki Merchitti è una gatto sirena. Quello azzurro di Nicolò invece ha il corno perché è un narvalo. Eccolo che è uscita Kiki, com'è Matti? Gomosetta. È gomosetta, vero Matti? Con la codina. Che carina che è. Sembra un po' una pochetta, ma una gatto sirena. Qua ragazzi è uscita Nina il narvalo. Com'è toccare questa cosa, Nicolò, che sono curioso? È bello, sì. Un grumo. Un grumo hai fatto, Matti, brava. Ale, voglio fare anch'io il grumo. Arriverà mai da queste parti? Non credo proprio. In mezzo ai grumi dovete cercare lo charm segreto che ogni Bubblies ha con sé. Della stellina. Ha la decorazione dei capelli, sì. E poi un pesciolino dentro, fai vedere? Con questa scusa, ragazzi, riuscirò a prenderlo in mano. Ce l'ho fatta, no, sì. No, no. No, ce l'ho fatta. Ale, tu cosa hai visto? Inquadra, inquadra. Io da qua con la mia super vista. È un fumetto con un cuoricino. È un fumetto con un cuoricino. Sì. È un grumo. Ed è soprattutto un grande grumo. Chi mi fa provare un Bubblies, ragazzi? Non ci sento. Ale, nessuno mi risponde. No, io ti aiuterei, ma... Io. Grazie, Matti. Che grumo vecchio, eh? Ma che deliziosa che è la forma. E quando lo schiacciate? Che forza! È come se dentro avesse delle Orbeez. Dai, fa tutto un rumore squiscioso. Ecco, Matti, riportala a fare il bagnetto. È arrivata Nina al narvalo. No, fammi vedere la forma. Ma sono dolcissimi, sono super kawaii questi Bubblies. Nelle info del video qua sotto vi lasciamo il book dei Bubblies e anche il loro sito, perché ce ne sono veramente di carinissimi. Due formati, questo è il formato super, poi c'è il formato jumbo, cioè sono ancora più grandi. E prima che arrivi il temporale, Matilde, qual è la sorpresa che ti è piaciuta di più? Il gomosetto. Il gomosetto, è dolce dolce. Anche a te, Nicolò? Sì, sono molto belli. A te, Ale? Anna! Sei riuscita a prenderla? Come hai fatto? Anche il tapiretto, però mi piace dai È adorabile, ragazzi. Tapiretto. A me sono piaciuti Wow World perché è veramente magia. Era un sacco che volevo provare le Orbeez in questa nuova formula. Mi sono piaciute un sacco. E se questo video, ragazzi, vi è piaciuto, mettete un pollicione! E fateci sapere, ragazzi, qua sotto nei commenti qual è la sorpresa della caccia in piscina che vi è piaciuta di più. Sei dolcissimi Funko Pop come Anna. Sei Yachimos Collectibles della serie 3. Sei Wowzers, questi teneri animaletti che hanno anche le alette e la codina morbidini, così nell'acqua della loro ball possono praticamente nuotare e danno l'illusione del movimento. Sono proprio caruzzi. Sei il Baryonyx di Jurassic World, oppure Biancaneve della serie Little Kingdom, oppure infine sei Bubblies con la tenera Kiki Merkitty, oppure con Nina il narvalo. E iscrivetevi al canale YouTube GBR per non perdere i prossimi video. Ciao!